Il caffè dello sport. L'appuntamento radiofonico per gli sportivi triestini. Il caffè dello sport. Ogni martedì su Radio Attività. Ci siamo, è martedì su Radio Attività. Fra pochissimo comincia il caffè dello sport fino alle 15 o fino alle 21 se ci state ascoltando in replica con Massimo e Guido. Preparate le racchette perché oggi parleremo di tennis nella nostra trasmissione. Lo faremo come sempre con il sorriso per raccontarvi lo sport alla radio. Che profumo! Il caffè è pronto! È Caffè San Giusto, le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Eccezionale questa miscela 100% arabica. Torrefazione Caffè San Giusto, in via dei Cosulici 9. Buon caffè e buona puntata a tutti! Il caffè dello sport vi è offerto da La Teccia, cucina tipica triestina nel centro di Trieste, in via San Nicolò 10. City Green, in via Carducci 43, di fronte al mercato coperto. Il Chicco, in via Colautti 6, è rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. Il caffè dello sport. Buon pomeriggio gentili ascoltatori, un saluto da Guido Roberti, siamo nuovamente all'appuntamento con il caffè dello sport, per noi è la seconda puntata di questa stagione, avventura naturalmente condivisa con Massimo Petronio. Oggi avremo una puntata in qualche modo inedita per la nostra trasmissione, tra un poco capirete perché. Prima di tutto diamo quindi il ben ritrovato a Massimo Petronio. Ciao Guido, un saluto a tutti gli amici di Radio Attività. Hai detto bene, oggi è una puntata inedita perché parliamo di uno sport di cui effettivamente non abbiamo mai parlato nelle puntate appunto del Caffè dello Sport su Radio Attività, quindi siamo curiosi di capire anche esattamente il nostro ospite di cosa si occupa, perché non è solo di questo sport di cui parleremo ma anche di esperto di altri sport, ma questo ce lo racconterà. Insomma, abbiamo messo un po' di suspense nei nostri ascoltatori, saranno tutti là che tremano infatti briosi di curiosità. Allora presentiamolo l'ospite di oggi, si tratta di Riccardo Riosa. Benvenuto Riccardo, ciao. Grazie Massimo, grazie Guido e un saluto agli amici ascoltatori di Radio Attività. Allora, benvenuto al Caffè dello Sport su Radio Attività. Tu ti occupi di tennis e non solo, perché insomma dopo ci racconterai di cosa ti occupi anche. Prima però partiamo da quello che è la tua associazione, è un'associazione giovane, appena nata, descrivicela, facci una panoramica così anche ti inquadriamo un po' come persona. Sì, è nata praticamente dalla passione per questo sport che praticavo da piccolo e poi ho ripreso dopo parecchi anni che ho praticato altri svariati sport. Ed in piedi diciamo da 4-5 anni, è nata così in un viaggio verso Cesenatico a un simposio di tennis, come anche nome, che il nome è Tennis Class, lo trovate anche su Facebook, e da lì è nata l'idea di sviluppare questo progetto da affiancare anche al sociale, comunque che ha come base lo sport del tennis ma aperto comunque ad altri sport. Chi è con te in questa associazione? Quali sono i tuoi colleghi che ti aiutano in questo Tennis Class? Ma attualmente c'è un maestro che si chiama Franco Daget che opera con me, operiamo adesso in Friuli ma poi vi racconterò dove, e siamo in due, abbiamo anche un preparatore atletico che ci segue, una ragazza, e per il momento siamo noi diciamo, dai. Poi comunque abbiamo anche un formatore alle spalle come gruppo, formatore personale, non a prescindere dal tennis, che come forse saprete è comunque uno sport abbastanza mentale, dove l'aspetto mentale è importante, quindi insomma siamo in fase di sviluppo, dai. Ecco, una parola molto importante, sviluppo, fase di sviluppo, servono costantemente idee, in questo caso naturalmente da parte nostra un grosso in bocca al lupo per tutte queste iniziative. Grazie. Presentiamo qualche iniziativa, qualche evento di cui sei fresco fresco, so che la parola umago qualcosa ti dirà, andiamo un po' a vedere cosa siete riusciti a fare fino adesso nella fase proprio organizzazione. Certo, Tennis Class è partito praticamente 3 anni fa organizzando un piccolo torneo a Umago, proprio nei campi dove viene svolto l'ATP 250 a fine luglio, nella località croata, e siamo partiti in 16 partecipanti, forse anche di meno, giocando proprio sui campi dove vengono svolti i tornei, il torneo di Umago, quello serio, tra virgolette, diciamo, e siamo arrivati quest'anno a farne 2 edizioni con 32 partecipanti, lasciandone fuori parecchi, perché l'idea era
era diciamo rodata sui 32 partecipanti. Ovviamente per il prossimo anno ci sono più idee, ci sono sponsor, vogliamo farlo diventare un torneo internazionale. Ovviamente stiamo parlando di amatoriali, no? Quindi livello amatori, insomma. Oltre che organizzazione eventi, ti occupi anche insieme ai tuoi colleghi di comunque scuola di tennis. Dov'è che agisci? Perché prima hai accennato qualcosa col Friuli, vorremmo capire come mai tu, triestino, qua presente a Trieste, devi in qualche modo anche spostarti fuori, se ho capito bene. Sì, praticamente sabato scorso, quello appena passato, abbiamo presentato la nostra attività al Tennis Club di Flumignano, che è un po' oltre a Palmanova, siamo diciamo un'ora dalla strada di Trieste, e lì seguiremo proprio la scuola tennis completa, quindi a partire dai ragazzi di 8-9 anni fino anche agli adulti, alle ragazze di 17 che vogliono seguire la carriera agonistica, e li seguiamo proprio completamente, no? In Friuli, perché comunque qua a Trieste c'è stata un po' di difficoltà a trovare un circolo disponibile a seguire il nostro progetto. Progetto che magari poi vi spiegherò bene, che comprende sì il tennis ma anche la formazione personale, no? Anche lo sviluppo dei ragazzi, che forse è quello che manca un po' nello sport di adesso. E a livello di strutture, quindi Trieste secondo te è un po' carente da un punto di vista proprio di impianti dedicati al tennis, o è un discorso invece di organizzazione di questi impianti, di divisione diciamo degli spazi tra le associazioni locali? Ma diciamo sì, forse siamo un po' carenti di strutture grandi, a parte il Tennis Club Triestino che comunque è fornito di parecchi campi, e poi diciamo in città o anche in Muge abbiamo strutture di 2 massimo 3 campi, no? Quindi forse un po' i campi mancano, magari manca un po' di collaborazione anche fra i, diciamo, i club, o anche forse fra maestri e gente che abbia voglia di insegnare, di portare insomma a conoscenza le persone di questo sport. Faccio un esempio, per esempio io ho tante persone che mi chiedono di giocare a tennis, ma faccio un po' fatica a trovare i circoli dove poter portarli per insegnare questo sport. Cercheremo tra qualche istante, dopo una prima pausa pubblicitaria, di capire proprio il lato educativo che ci interessa molto, questa tua vocazione, e capire poi quelle che possono essere le problematiche e invece le cose propositive da ritrovare nel tuo progetto. Lo faremo dopo il primo stacco pubblicitario. Approfitto naturalmente per ringraziare chi in questa stagione continua o ci dà per la prima volta fiducia. Grazie a loro, grazie agli sponsor, proseguiamo a raccontarvi lo sport attraverso la radio. Prima pausa e poi ancora Caffè dello Sport. Il Caffè dello Sport ritorna tra poco. Brutta giornata? Tega in frigo una roba vecchia? Ma vieni a mangiare la teccia. Poste aspetti. Chiama 040 36 43 22. Che buoni gnocchi col goulash, la iota e il cotto vecchia Trieste e le patate in teccia. Che buon profumin. Te ne trovi in via San Nicolò 10 e cerchine su Facebook. Porta anche la veccia alla teccia, che il caffè te lo offro mi. City Sport è da sempre lo sport della Venezia Giulia. Se vuoi sapere tutto su tutte le discipline sportive del territorio, scegli e chiedi il settimanale City Sport. Nuovo formato, nuova grafica, nuovi contenuti e stessa garanzia di completa informazione. City Sport. Scoprilo ogni lunedì in edicola nel nuovo formato tabloid, con più pagine e più colori. Il Caffè dello Sport, ogni martedì a Radio Attività. State ascoltando il Caffè dello Sport su Radioattività ogni martedì alle 14.15 e in replica alle 20.15. Siamo con Riccardo Riosa, il fondatore di Tennis Class, che è questa associazione appunto dedicata al tennis, però non solo di tennis parleremo, ma anche di formazione. Adesso spiegaci esattamente cosa intendiamo per formazione, perché è un argomento interessante, lo apriamo subito adesso in apertura di questa seconda parte del Caffè dello Sport. Sì, diciamo che un anno e mezzo prima della fondazione di Tennis Class, insieme con Renzo Maggiore, che è un formatore triestino che adesso vive a Roma, e un altro mio amico, Walter Klinkon, che fa il mago motivatore. Il mago motivatore, sì, è sì. È una definizione che si è dato lui proprio? No, perché diciamo ha iniziato con la magia, quindi come mago, e si è spostato sulla formazione attraverso la magia. Da lì anche dalla sua idea il fatto di fare formazione allo sport, cioè nel senso non fare solamente l'attività fisica, ma attraverso l'attività fisica
e in rendere a conoscenza sia i ragazzi ma anche le persone più adulti, perché no, del mondo della formazione, cioè quindi gli obiettivi, come si costruisce un obiettivo, come si costruiscono i valori, le carte valori, quali sono i canali della comunicazione, tutto questo tramite lo sport. Quindi non so, un obiettivo, faccio caso, nel tennis potrebbe essere colpire un bersaglio, come si bisogna, non so, la ripetizione deve essere ben definito, prenderlo in un certo tipo di tempo, quindi creare una formazione, diciamo, umanistica, se così possiamo definirla, usando lo sport. Hai parlato di valori, hai parlato di comunicazione, un termine a noi molto, molto caro. Questo già traduce quella che è una tua vocazione dell'educazione agli altri, e di conseguenza, a parte il DNA che indubbiamente ti ha portato a questo tipo d'avventura, cosa ti ha spinto ad andare verso la formazione, nell'insegnare ad altre persone le tue conoscenze, a trasmettere le tue conoscenze? Come mai ti piace questo concetto? Sì, per finire prima, che ti dicevo dei miei amici con i quali ho costituito un'altra associazione che si chiama Saper Essere, basata su un libro che si chiama Le chiavi del saper essere. Da lì abbiamo fatto questa associazione culturale proprio per, diciamo, divulgare la conoscenza di questi argomenti, no? La comunicazione, obiettivi, valori, metamodelli, un po' anche di PNL, no? È una PNL, programmazione neurolinguistica, okay. Una scienza nata in America che praticamente, per farla breve, analizzava i comportamenti delle persone di successo, quindi come parlavano, come si muovevano, per imitarli, diciamo. Sì, così, diciamo, sì, ricalco, il termine ricalco, no? Per ricalcare. E da lì, quindi dalla costituzione di questa associazione, mi sono appassionato a questi argomenti, che ho provato anche su me stesso la validità di questi argomenti, quindi provati su di me, e ovviamente dovrei ancora studiare e formarmi tantissimo, però vedo che è una cosa che interessa, è una cosa che riscopre delle cose che magari col tempo di adesso si sono perse. Quindi se magari, per esempio, anche la comunicazione che è fatta da verbale, cioè quello che diciamo paraverbale e non verbale, che sono il tono, la comunicazione, con anche la comunicazione 2.0 di adesso, l'abbiamo un po' persa, no? Quindi riprenderla anche magari in un campo da tennis dove non si può usare uno smartphone ma bisogna parlare, perché non possiamo mandarci dei messaggi, no? Quindi far riscoprire soprattutto alle giovani leve i valori, cioè magari il valore dell'amicizia, il valore della correttezza sportiva, e da là a partire con proprio un discorso di valori, qual è il comportamento che ti attende per quel valore, cosa significa per te quel valore, un discorso molto ampio. Mm-hmm. Visto che siamo in argomento formazione, vedo che hai portato lì con te un libro che è di Roberto Re. Giusto? Di Roberto Re, si chiama Cambiare senza paura. Conosco di fama, è proprio un formatore. È uno dei numeri uno in Italia, sì, come formatore motivazionale. No? Che so che era a Trieste tempo fa, non so se hai ha fatto dei workshop di una giornata, sì, di presentazione per le sue attività. Sì, sì. Quindi miri, diciamo, a quel tipo di persona, di personaggio, diventare un formatore anche a livello, diciamo, di pubblico, di interscambio anche a livello di convegni, oppure a tu per tu nell'insegnamento dello sport? Sì, diciamo che il mio amico che ti dicevo prima, che fa il mago motivatore, lo chiamo una formazione non convenzionale, no? Quindi mi piacerebbe fare sì, magari formare, ovviamente con le capacità che ho io, quindi per il momento basse, ovviamente sarei coadiuvato da persone che lo fanno anche, diciamo, di professione o che sono sicuramente più esperte, ma farlo attraverso lo sport, che penso che è una cosa che non so se ha fatto qualcuno, ma non vorrei dirlo, ma penso che sia una cosa innovativa. Indubbiamente innovativo, e oltretutto sono molto molto interessanti sia le conferenze, ne ho assistito ad una, che i libri in questo contesto. È sempre più importante anche per il venditore, per l'insegnante, essere convinti delle proprie idee, ma soprattutto dar sicurezza e fiducia a, in questo caso, coloro che fruiscono di queste informazioni. Quindi mi interessa molto questo argomento. Sì, io direi che l'obiettivo è rendere a conoscenza delle persone che esiste un certo tipo di argomento, poi sta nelle persone, secondo me, approfondirlo o meno, crederci o meno. Non è una questione di crederci o meno, esiste una cosa, sono stati fatti dei studi, io ti porto a conoscenza che puoi fare un percorso. Poi, per esempio, a me è appassionato, e secondo me è bellissimo, è una cosa che consiglio a tutti,
ovviamente poi ognuno ha la sua mappa del mondo e vede, vede il mondo in una maniera differente. Hai menzionato nel corso del tuo intervento Renzo Maggiore, e in qualche modo ritorna da noi questo nome. È un giovane, l'ho definito un giovane triestino, perché il brano che hai scelto è suo. Eh sì, perché fa anche il cantautore oltre che poeta, che è la prima cosa secondo me sua, e poi è formatore. Presentaci un attimo questo brano, così poi lo ascoltiamo con consapevolezza. Ma sì, è un brano, io direi che dice tutto il titolo, questo, cioè il titolo è Questo Momento, no? Quindi praticamente ci fa riflettere sul fatto di assaporarci il momento in cui viviamo adesso senza pensare al passato e senza immaginarci un futuro che, se andiamo a pensarci veramente, non sappiamo cosa succederà fra 10 secondi, un secondo, quindi un futuro che non esiste. Ogni tanto noi facciamo voli pindarici, che è giusto magari farli su un futuro, cioè fare dei voli pindarici su un futuro positivo magari li puoi anche fare, però tante volte abbiamo paura del futuro perché non so cosa farò, alla fine bisogna vivere in questo momento, poi tutto quello che viene... chi lo sa? Volgarmente vengono dette seghe mentali, ecco. Esatto, sì. Bisogna tagliarlo. No, glielo lasciamo tranquillamente, ma devo compensare per mantenere il livello della trasmissione. Carpe diem anche. Sì, un po' il carpe diem, no? Che magari ogni tanto viene abusato e forse non viene colta proprio l'essenza di questa cosa, no? Quindi io direi proprio questo momento, no? Viviamoci questo momento, e poi è giusto fare dei piani del futuro, ma senza, ecco, diciamo senza aspettative, perché... non, cioè, se uno ci pensa veramente, cioè, non ci sono. Se ti rifletti, dici, boh, ma penso fra, non so, domani farò, ma magari un domani non ci potrebbe essere. È ovvio che è una visione un po' pessimistica. Potrebbe essere pessimistica, però alla fine dei conti, se la guardi bene, è realistica. E allora gustiamoci questo momento. Vorresti vivere questo momento, vorresti essere qui presente in ogni istante, che tutto di emozioni, soddisfazioni, ma ora sei qui a fingere d'essere utile, di rispettare il tuo sogno, il tuo progetto, di fare la strada che avevi scelto di fare. Stop the time. Caffè dello Sport ritorna tra poco. Ciao, sono Maurizio Visintin, un alabardato come voi. Nel dicembre del 1999 avevo 25 anni. Una sera un'auto ha invaso la mia corsia, ha travolto la mia macchina e mi ha ucciso. L'autista era ubriaco. Non bere quando devi guidare. La vita è il bene più prezioso che abbiamo. Non gettarla via. Rispetta la tua e quella degli altri. Forza Unione dal cielo. Wow! Scooter nuovo? Bello, eh? Ed è pure elettrico. Ma dai, chissà quanto ti sarà costato. Molto meno di quanto pensi. E poi spendo 50 centesimi per 100 chilometri, il bollo è gratis per 5 anni, l'assicurazione mi costa la metà e posso circolare nelle zone a traffico limitato. Bravo, e rispetti l'ambiente. L'ho preso da City Green, un nuovo negozio in via Carducci 43. Da City Green, bici elettriche, impianti fotovoltaici, illuminazione a LED e anche test drive e noleggio. City Green. Pensa, vivi, lavora green, in via Carducci 43 a Trieste, di fronte al mercato coperto.
Il caffè dello sport. Ogni martedì a Radio Attività. Eccoci qua, siamo rientrati in studio nell'inaugurare questa parte del Caffè dello Sport. Tengo a sottolineare quello che è il messaggio sociale che cerchiamo di trasmettere attraverso questi microfoni e mi riferisco all'ADMO, l'Associazione Donatori Midollo Osseo. Avete sentito nei giorni scorsi già un'intervista al presidente regionale Giorgio Maranzana, ma a questo proposito ricordiamo il nuovo appuntamento sulle nostre frequenze, quello del mercoledì, l'ultimo mercoledì del mese, attenzione, ogni mese, quindi un paio d'appuntamenti nel corso dell'anno. Noi siamo i Biancorossi, è un report mensile sulla Pallacanestro Trieste con giocatori, staff, società, interviste che però saranno sempre inframmezzate da spazi dedicati all'ADMO con approfondimenti con medici, donatori, persone la cui vita è stata salvata dalla donazione, per cui ADMO vicina al Caffè dello Sport e noi vicini ad ADMO. Questo è una cosa che ci teniamo a sottolineare. Torniamo però a parlare di tennis. Riccardo Riosa è l'ospite di oggi al Caffè dello Sport. Riccardo, io sono un po' profano di questa disciplina, c'è il fisico adatto del tennista? Cioè qual è la preparazione, il fisico perfetto per un atleta che vuole magari introdursi a questo sport? Ma guarda, io ti direi che uno sport, secondo me, bisogna provarlo a fare. Non c'è, secondo me, un fisico che ti potrei dire, non so, non sei adatto o sei adatto, perché diciamo che la tendenza nel tennis moderno è sicuramente di avere una buona statura, perché il primo colpo con cui cominci a giocare è il servizio, quindi il servizio diventa fondamentale, e più alto sei più riesci a tirar forte, no? Perché arrivi più in alto e la pallina vede più campo dalla parte opposta. E poi magari però non bisogna essere troppo alti, perché comunque è un gioco di gambe, bisogna essere rapidi con le gambe. Magari essere tanto alti forse ti penalizza un po' nell'altra parte, cioè nel tutto il resto dello scambio dopo il servizio, no? Però insomma abbiamo esempi anche come David Ferrer, che comunque non è altissimo eppure è sempre nei primi 10, adesso è un po' sceso mi sembra comunque al mondo, quindi diciamo sì, dai, l'altezza sicuramente oltre gli 1,80 quando dopo lo sviluppo insomma ti aiuta, ecco. Djokovic mi sembra che 1,92, sì 1,90 insomma là, intorno a quell'altezza là, quindi l'altezza ti può aiutare, ecco. Poi parlando di calcio ad esempio, giusto per fare questo intermezzo, questa parentesi, anche a Messi dicevano troppo basso per giocare a calcio, poi li ha un po' smentiti tutti. Esatto, insomma, se guardi nel femminile, insomma Sara Errani è piccolissima e serve con la racchetta già appoggiata dietro la schiena per non fare... Eppure comunque ha vinto i suoi tornei, è sempre lì, è una delle numero uno in Italia insieme alla Pennetta, quindi insomma l'altezza sì, ma... Come in tutte le cose, se vuoi puoi, quindi sì, se ci metti d'impegno a un certo livello ci arrivi sicuro. Questa è una frase da formatore piena, sì. Proprio. Ecco, sì. Fisicamente che tipo di preparazione fa un tennista? Ma diciamo che una preparazione legata allo spazio del campo da tennis, quindi movimenti brevi, perché comunque lavori tanto nel breve, quindi velocità di gambe, velocità di piedi, lavori tanto su quella fase là. Io proprio l'altra settimana facendo lezione con un mio allievo ho coniato un termine che non so se forse, un neologismo proprio. Sì, che non so forse se esisterà già, ma praticamente nel momento in cui devi andare a colpire una pallina devi fare sforzo prima di arrivare al momento di colpire, e poi quando sei posizionato bene rispetto alla palla dovresti non fare sforzo, no? Perché tanti noi abbiamo l'idea che per colpire forte devo metterci tanta forza. Poi se vai a vedere i giocatori che giocano anche a livello mondiale, tipo Djokovic, che io l'ho conosciuto di persona, un mago, un mese fa, è magrissimo, non è che ha le braccia da Hulk, quindi l'idea di tirare forte ma senza fare forza, quindi dove sta il maggior sforzo? Nel riuscire ad arrivare sempre con il tempo giusto sulla pallina, e là devi lavorare tanto di gambe, per quello si lavora tanto di gambe anche nella preparazione. A proposito di Djokovic, che hai conosciuto un mago cos'è, un mese fa? Sì, no? Fine luglio, sì. Cosa hai chiesto a Djokovic, così da giornalista, diciamo, che domanda hai fatto? Ma gli ho chiesto se si ricordava di un'accademia dove è stato da piccolo, perché era seguito da un maestro che si chiama Alberto Castellani, con il quale ho fatto un corso di allenatore a Roma della GPTCA, che è un'associazione che forma allenatori, l'unica certificata ATP al mondo,
E quindi mi ricordo di questo aneddoto, gli ho chiesto se si ricordava, lui si ricordava benissimo, ha detto che in Italia si trova sempre bene. Poi parlavamo dei primi tornei che aveva fatto un mago lui quando era giovane, ci ha detto che ritornerà comunque prima della fine della carriera a fare un torneo un mago perché conosceva tante persone. Comunque è disponibilissimo, proprio alla mano, proprio un vero campione, insomma, assolutamente sì, proprio era là da solito, tranquillo, si beveva la sua acqua senza nessuna mania di protagonismo, guarda, proprio simpaticissimo. Quindi hai qualcosa in comune con Djokovic, cioè l'allenatore praticamente. Sì, dai, diciamo di sì. Oltre anche a qualche colpo, immagino. No, beh, là, lui è nettamente migliore, però sì, lui ha avuto un periodo con Castellani che è uno dei allenatori, penso, anzi sicuramente uno dei numeri uno in Italia, che adesso ha seguito la Coppa Davis, mi sembra, in Lituania, la squadra lituana. Tra un po' parleremo proprio di tennis nazionale e internazionale, faremo qualche nome, qualche considerazione, ma lo faremo dopo lo stacco pubblicitario. Il caffè dello sport ritorna tra poco. Che profumo! Il caffè è pronto. È Caffè San Giusto. Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Eccezionale questa miscela 100% arabica. Torrefazione Caffè San Giusto, in via dei Cosulici 9. Macinato per la moca, cialde, capsule compatibili, tazzine, confezioni regalo e macchine espresso. Questi e tanti altri prodotti li trovi anche da Il Chicco, in via Colautti 6 a Trieste. Rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. City Sport è da sempre lo sport della Venezia Giulia. Se vuoi sapere tutto su tutte le discipline sportive del territorio, scegli e chiedi il settimanale City Sport. Nuovo formato, nuova grafica, nuovi contenuti e stessa garanzia di completa informazione. City Sport. Scoprilo ogni lunedì in edicola nel nuovo formato tabloid, con più pagine e più colori. Il caffè dello sport, ogni martedì a Radio Attività. Parliamo di tennis questo martedì al Caffè dello Sport e devo dire che stiamo diventando anche un po' esperti, io e Guido, anche perché nelle varie pause il nostro ospite Riccardo Riosa ci ha deliziato con qualche curiosità anche tratta dai libri, come quello di Agassi che ci raccontavi adesso, oppure insomma tante piccole curiosità sul come, ecco, raccontaci questa di come ad esempio Agassi riusciva a capire in che modo l'avversario faceva il colpo da piccoli gesti sostanzialmente. Sì, lui si riferiva quando giocava contro Boris Becker, che adesso è allenatore di Djokovic, tra l'altro, Boris Becker, per capire le prime di servizio se le faceva al centro o esterne, e si era, diciamo, imparato a guardare dove tirava fuori la lingua prima di lanciare la pallina, no? E sono delle piccole cose, quindi anche se perché tirava fuori la lingua verso sinistra la faceva interna, se era a destra, ma tutti i giocatori secondo me hanno una piccolezza, un qualcosa che denota il cambio di tipo di colpo, no? E a quei livelli là molto probabilmente, anche perché se stiamo parlando di servizi che comunque viaggiano a 180, 200, quindi come fai a vedere se non le esatto, è un po' come parlavamo prima, come un po' un calcio di rigore, sì, no? Devi scegliere una parte, quindi devi avere un po' la sensazione di dove potrebbe andare, no? Ma se io ti domando batti lei, ti viene in mente qualcosa? Cosa mi dà del tu? Esatto, la scena mitica del primo Fantozzi in cui Ragionier Fantozzi assieme a Fellini vanno a giocare a tennis in una bellissima domenica invernale piena di nebbia. Sulla pagina di Facebook della mia di Tennis Class la trovate, l'ho postata proprio poco tempo fa. E dopo daremo anche i contatti della tua associazione. Ti è mai capitato un tipo di partita così nella nebbia? O no, cioè mi sono capitate partite con la bora. Già, forse è più complesso addirittura della nebbia. Sì, anche perché il regolamento del tennis dice che il vento c'è a discrezione dell'arbitro, quindi se uno dice si gioca, la pioggia sì, la pioggia ti fa fermare, no? A un certo modo. Il vento in teoria no, quindi riuscire a giocare anche col vento è una bella sfida. Deve essere anche stimolante, ma andiamo proprio allora ai contesti internazionali. È venuto per fortuna alla ribalta il tennis con una bella prima pagina anche per esempio della Gazzetta, con la finale tra la Vinci e la Pennetta. Che impressione ti ha fatto vedere questa finale tutta italiana con queste due ragazze, una una certezza, l'altra una grande sorpresa? E poi soprattutto per chi ti favi?
Bah, io tifo per il tennis italiano, perché lo scopo poi risposta è... risposta diplomatica. Sì, esatto. No, beh, sono contento per la, più, per la Vinci, perché la Vinci comunque ha battuto la Williams, che tra l'altro io l'ho vista anche di persona, è un bel colosso. Un bel colosso che in confronto alla Vinci, che tra l'altro anche è dimagrita moltissimo ultimamente, quindi è magrolina. Quindi sì, diciamo è stato un bel successo per lo sport italiano. E sono comunque due ragazze, diciamo, di una certa età, quindi non giovanissime, 18, parlo di 18, 17, 20 anni, che è un po' quello che ci manca, no? A livello di tennis, no? Quindi tirar fuori qualche campione già a livello giovanile, come è stato, non so, per esempio Nadal o Djokovic, che già a 18, o stesso Federer, viaggiavano già su ritmi alti, no? Li scopriamo magari un po' tardi, no? Anche Fognini è diventato numero 13 del mondo a 26, 27 anni, mi sembra, no? Che è un grandissimo giocatore, secondo me Fognini, criticatissimo, ma perché sappiamo benissimo che lo sport nazionale è criticare, e non vedere che comunque uno con un carattere del genere, che sì, è discutibile, però è diventato numero 13 del mondo, cioè sfido qualsiasi a diventare numero 13 del mondo anche con quel carattere, è un po' il Balotelli del calcio, lo definiscono, no? Sì. Fatto sta che comunque è diventato 13 del mondo, quindi avrà anche un caratteraccio, ma c'è, cioè, chapeau. A proposito di sfide, forse hai già risposto in parte, Djokovic o Federer, però penso che... Beh, son due grandi giocatori, Federer da più anni sulla scena, quindi complimentissimi a lui per essere comunque a 33 anni, quanti ne ha adesso mi sembra, 33, comunque numero due al mondo dietro a Djokovic, quindi... Sicuramente ha avuto un cambio di modo di giocare cambiando allenatore, che adesso allena Stefan Edberg, a Federer. Ti direi Federer per lo stile, Djokovic per l'efficacia e comunque per una preparazione fisica impressionante, secondo me. Djokovic lo vedi fare delle scivolette sul cemento, che devo ancora capire come fanno a scivolare sul cemento, con delle spaccate che Eter Parisi non le faceva così. Le mitiche cicale. Esatto. C'è un aspetto bello che vorrei toccare con te, nei tuoi progetti, nei tuoi programmi, anche quelli di lavorare con la disabilità e quindi comunque con lo sport far passare un messaggio sociale. Raccontaci un po' cosa c'è in cantiere, ecco. Sì, proprio al torneo di Umago, l'ATP, ero presente ad uno stand per tutta la settimana insieme a un'associazione che si chiama Anamaria.app, un'associazione croata che però nasce da un'affiliazione con il Down Daddy, che ha sede a Padova e che lavora per l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo dei ragazzi affetti da sindrome di Down. E lo scopo di loro è proprio inserirli nel mondo del lavoro. Ovviamente ci sono varie forme di downismo, quindi e poi si seleziona chi potrebbe entrare nel mondo del lavoro, e l'idea mia era proprio di creare, come vi dicevo prima, questo centro di formazione allo sport, dove che all'interno di questo centro di formazione allo sport possano lavorare anche questi ragazzi down, quindi non so, per quanto riguarda la segreteria, la foresteria e magari la gestione dei campi, perché no, fare interagire i ragazzi down e soprattutto e fare anche attività sportiva con ragazzi down mescolati ai ragazzi normali, proprio per togliere questo fatto della diversità che ultimamente, grazie ai social, che secondo me vengono usati in maniera sbagliata, si sta di più evidenziando, no? Vedere una persona diversa quando alla fine dei conti non lo è, e quando alla fine dei conti da queste persone abbiamo da imparare tantissimo, lo dico io perché ero a contatto con loro ma siamo proprio poco in confronto a loro, poco. Noi ti facciamo ovviamente i complimenti per questa iniziativa e un grande in bocca al lupo che si realizzino questi progetti così importanti e così nobili. Adesso pausa e poi ancora con Riccardo Riosa a parlare di tennis e di tanto altro. A fra poco su Radio Attività. Il caffè dello sport ritorna tra poco. Ciao, sono Maurizio Visintin, un alabardato come voi. Nel dicembre del 1999 avevo 25 anni. Una sera un'auto ha invaso la mia corsia, ha travolto la mia macchina e mi ha ucciso. L'autista era ubriaco. Non bere quando devi guidare. La vita è il bene più prezioso che abbiamo. Non gettarla via. Rispetta la tua e quella degli altri. Forza Unione, dal cielo.
Brutta giornata? Tega in frigo una roba vecchia? Ma vieni a mangiare la teccia. Poste aspetti. Chiama 040 36 43 22. Che buoni gnocchi col goulash, la iota e il cotto vecchia Trieste e le patate in teccia. Che buon profumin. Te ne trovi in via San Nicolò 10 e cerchine su Facebook. Porta anche la veccia alla teccia, che il caffè te lo offro mi. Radioattività, radioattività. I ragazzi ti stanno chiamando. Scendi in campo, abbonati subito. Fieri, oggi e domani. Pallacanestro Trieste, stagione 2015-2016. In omaggio, un buono sconto de Spar. Info su www.pallacanestrotrieste2004.it. Radioattività. Il caffè dello sport. Ogni martedì a Radioattività. Ancora qualche minuto assieme al caffè dello sport. Del resto stiamo sempre assieme tutti i martedì della stagione sportiva, come amiamo definirla noi, fino alle 15 oppure fino alle 21 per chi ci sta ascoltando nella replica serale. Ricordatevi come sempre la possibilità di ascoltarci anche in podcast sul canale YouTube del Caffè dello Sport. Oggi stiamo parlando di tennis, lo stiamo facendo con Riccardo Riosa, abbiamo un po' esaminato quella che è la sua attività attuale, le sue passioni, ma non c'è solo tennis, non c'è stato solo tennis, ha cambiato tantissime discipline Riccardo, ha fatto veramente un viaggio all'interno dello sport. Vogliamo l'elenco completo e in ordine. Forse qualche sport penso che me lo tralascerò, cioè me lo dimenticherò. No, diciamo, da piccolo ho cominciato con basket, tennis e calcio. Poi nel tempo ho preferito il calcio, quindi la maggior parte della gioventù ho giocato a calcio, ho fatto tutte le trafile, juniores, prime squadre in varie categorie. E stanco del calcio, proprio abbandonato, con, come vi dicevo prima, anche fuori dallo studio, con scarpe gettate nel cestino, in modo che da non essere coinvolto in altre partite di tornei amatoriali. E ho giocato a livello amatoriale pallavolo, basket, ho fatto gare di gran fondo di ciclismo, gare di nuoto in mare aperto. Il nuoto in mare aperto mi aveva sorpreso molto. Ma sì, ho fatto tre di 5 km, ecco, in mare aperto. 5 km che neanche di corsa non li facciamo noi. Cioè, no, me nego in Trieste. Me nego, esatto. Ho fatto dei triathlon, quelli piccoli, quegli sprint. Adesso faccio qualche ferrata in montagna. Negli ultimi anni. Soft, insomma. Sì, gli ultimi anni, diciamo, son più fermo sul tennis. Infatti, come vi dicevo prima, c'è un po' una scommessa con i miei amici. Quale sarà il prossimo sport che mi metterò a fare, ma penso che rimarrò sul tennis perché è mia passione. Senti, a proposito di tennis proprio, mi spieghi una volta per tutte che cos'è questo famigerato braccio del tennista? Io non l'ho mai capito, anche perché della verità non me ne sono mai informato direttamente, quindi spiegacelo, perché diciamo non ho idea. Più che braccio, chiamiamolo braccino. Ah. Nel senso, è una questione. Braccino corto non riguarda. Però magari il braccino corto ti viene quando sei, non so, hai il match point e 40-30 match point, e sai che se lo sbagli 40 pari, quindi dopo devi fare di nuovo un vantaggio per riprendere di nuovo il match point, allora sei là con questo famoso braccino che magari non lo lasci andare proprio sciolto, perché pensi non posso sbagliare, e 99% dei casi su 100, quando pensi no, questo non posso sbagliarlo, tac, lo sbagli, perché il cervello fa quello che pensi, quindi bisogna pensare sempre positivo anche in campo. Infatti il tennis nel momento della prestazione è uno sport singolare, no? Potrebbe essere di gruppo. Infatti una delle cose cui viene tacciato il tennis è che non è uno sport di gruppo, ma a livello giovanile, quando fai lezioni di tennis con 4, 5, 6 bambini e tu li fai giocare da squadra, è uno sport di squadra. Poi più avanti, quando cresci, diventerà uno sport singolo nel momento della prestazione, no? E da là il fatto che è uno sport tanto mentale. E il braccio del tennista esattamente, allora cosa comporta? Allora potrebbe essere il braccio del tennista a livello medico, nel senso che ti viene l'epicondilite, perché magari... L'epicondilite, no? È un problema al gomito che ti viene magari se usi delle corde sbagliate, una racchetta troppo rigida, se magari anche il movimento, magari dopo con degli interventi anche tecnici. Tante volte gli stessi amatori tendono a usare racchette dei campioni, ma che sono usate dai campioni, per quello si chiamano dai campioni.
quindi magari usare una racchetta un po' più morbida, delle corde un po' più morbide, non le corde che usano i campioni che sono, che tirano forte, ma perché loro lo fanno ogni giorno e sono allenati. Quindi fate attività, questo è il messaggio che facciamo sempre passare da questi microfoni, non fa male assolutamente il tennis, fa molto più male stare davanti a un computer e farsi venire il crampo alla mano per eccesso di mouse. Esatto, assolutamente sì. Le tendiniti varie con i joystick, queste cose qua, no? Le tendiniti. Sì, esatto, ho tendinite da smartphone, adesso ultimamente sono le patologie. Ultima pausa e poi ancora le battute proprio finali al Caffè dello Sport. Il Caffè dello Sport ritorna tra poco. Wow, scooter nuovo? Bello, eh? Ed è pure elettrico. Ma dai, chissà quanto ti sarà costato. Molto meno di quanto pensi. E poi spendo 50 centesimi per 100 chilometri, il bollo è gratis per 5 anni, l'assicurazione mi costa la metà e posso circolare nelle zone a traffico limitato. Bravo, e rispetti l'ambiente. L'ho preso da City Green, un nuovo negozio in via Carducci 43. Da City Green, bici elettriche, impianti fotovoltaici, illuminazione a LED e anche test drive e noleggio. City Green. Pensa, vivi, lavora green. In via Carducci 43 a Trieste, di fronte al mercato coperto. Che profumo! Il caffè è pronto. È Caffè San Giusto. Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Eccezionale questa miscela 100% arabica. Torrefazione Caffè San Giusto, in via dei Cosulici 9. Macinato per la moca, cialde, capsule compatibili, tazzine, confezioni regalo e macchine espresso. Questi e tanti altri prodotti li trovi anche da Il Chicco, in via Colautti 6 a Trieste. Rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. Il Caffè dello Sport, ogni martedì a Radioattività. Questa è Radioattività, il Caffè dello Sport con Massimo e Guido, ultima parte della puntata di oggi, potete riascoltarla questa sera alle 20.15 in replica, una gran bella puntata direi con l'ospite di oggi Riccardo Riosa, abbiamo parlato di tennis, di formazione, adesso in conclusione in queste ultime battute proprio del Caffè dello Sport ti chiedo due cose, i progetti futuri tuoi personali e anche dell'associazione Tennis Class e i contatti, quindi per il sito, pagina Facebook, queste cose qua, mail. Ok, come progetti futuri, inserirsi in altri ambiti di circoli di tennis, quindi portare il nostro progetto in altri circoli, che siano della federazione, che sia un centro WISP indipendente, cioè indipendentemente dalla sigla. Per me l'importante è portare avanti lo sport e la formazione dello sport. Mi piacerebbe entrare nelle scuole alla mattina, magari facendo un'ora di tennis per chi desidera, per chi vuole provare questo sport e divertirsi, perché con lo tennis ci si diverte, soprattutto a livello giovanile, che è quello poi che faccio un attimo un breve excursus che fa ad età intorno ai 14-15 anni abbandonare lo sport a tanti ragazzi di oggi, no? Il fatto che magari ti mettono tante pressioni perché devi diventare qualcosa e qua ci riallacciamo il futuro di cui parlavamo prima che non esiste, quando che bisogna a quell'età, e lo sapevate anche voi e lo sapevo anch'io, noi volevamo divertirci, quindi sì. Fai lo sport, ma prima cosa devi divertirti, devi andare via da un allenamento con il sorriso, altrimenti hai fallito secondo me come allenatore, no? se non mandi via un ragazzo con il sorriso e con la voglia di ritornare ovviamente, no? E quindi entrare nelle scuole per portare la cultura di questo sport, che sappiamo che in Italia domina il calcio, quindi facciamo conoscere altri sport, è uno sport che ti allena tantissimo, ti forma come persona, devi lavorare tanto di testa, quindi è completo, no? Anche se magari diciamo è unilaterale, nel senso giochi solo da una parte, solo con un braccio, ma poi se lo alleni bene puoi allenare anche l'altro braccio, adesso soprattutto all'età giovanile li fai giocare con tutte e due le racchette. Vi chiudo con una chicca che ho saputo quando ho fatto il corso da maestro, si parlava di giocare da bambini, farli giocare sia con la destra che con la sinistra per una questione di neuroni specchio nella testa che tendono a riflettere sia una parte dall'altra, e fa per esempio da piccolo, il nostro insegnante diceva da piccolo Tony Nadal, che è lo zio di Nadal, lo faceva giocare con tutte e due le mani, poi ha visto che con la sinistra giocava bene e adesso gioca con la sinistra, ma lui è destro, come destro?
Sì, sì, lui gioca solo a tennis con la sinistra. E là sono crollato dalla sedia, non lo sapevo. Invece lui è destro, ma solo a tennis gioca così. Quindi non è detto. Le eccezioni che... anche. No? Le eccezioni. Che confermano sì. La regola. I contatti. I contatti, ancora... i contatti. Allora mi trovate su Facebook, Facebook utile. La pagina si chiama Tennis Class. WS finale, oppure via mail info@tennisclass.it. Grazie a Riccardo Rioso, in bocca al lupo per tutto, tornerai a trovarci sicuramente. E salutaci il mondo del tennis. Ah, lo farò sicuramente. Grazie Guido e grazie Massimo per l'ospitalità e radioattività ovviamente. Ciao, al prossimo martedì. Ciao. Il caffè dello sport, l'appuntamento radiofonico per gli sportivi triestini. Il caffè dello sport ogni martedì su Radioattività. Il caffè dello sport vi è offerto da La Teccia, cucina tipica triestina nel centro di Trieste, in via San Nicolò 10. City Green, in via Carducci 43, di fronte al mercato coperto. Il Chicco, in via Colautti 6, è rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. Il caffè dello sport.